OPL è sensibile ai problemi che la comunità professionale deve affrontare ogni qualvolta si aprano nuove sfide in specifici campi applicativi. In questa direzione ci siamo occupati della coordinazione genitoriale. L'obiettivo è stato quello di stabilire le competenze del coordinatore genitoriale, favorire la tutela della nostra professione e anche definire quali sono le specifiche funzioni che solo lo psicologo può svolgere in questo contesto. La coordinazione genitoriale è il più moderno strumento di ADR, acronimo che in italiano sta per risoluzione alternativa delle dispute. Manifesta la sua utilità in coppie altamente conflittuali, in cui la mediazione familiare è impraticabile. Abbiamo creato un gruppo di lavoro coordinato dalla dottoressa Piccinelli, una delle maggiori esperte in questo ambito, e composto da me in funzione di segretario, dal dottor Bettiga come presidente dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia, dal consigliere dottoressa Lavia e dalla dottoressa Della Rosa, dalla dottoressa Mombelli, dal professor Scaparro e dal dottor Trionfi. Il tavolo ha permesso di aprire uno spazio di lavoro tra le diverse realtà e istituzioni che sul territorio lombardo rappresentano i principali ambiti di intervento nei confronti dei minori coinvolti nella separazione dei loro genitori, caratterizzata da elevato conflitto cronico che determina l'attivazione del sistema giudiziario. Abbiamo scelto di tutelare la nostra professione anche aprendo un canale di interlocuzione con gli altri ordini e professioni implicate a vario titolo in questo nuovo ambito. Non solo, OPL si è allineata alle best practice internazionali abbracciando l'impostazione dell'American Psychological Association, l'associazione professionale degli psicologi americani, che per prima ha acquisito le linee guida per la coordinazione genitoriale, formulate da Association of Family and Conciliation Courts, AFCC, ed ha quindi costituito un utile riferimento anche per le altre professioni. Il tavolo ha adattato le linee guida di AFCC al nostro contesto. Questo risultato è stato possibile a partire dal lavoro della consigliera dottoressa Lavia, che ha curato l'armonizzazione delle linee guida con il codice deontologico degli psicologi italiani. OPL lavora al fianco dei professionisti e in questa direzione il risultato del tavolo della coordinazione genitoriale offre a tutti gli psicologi lombardi alcune risposte chiare e delle utili informazioni per conoscere questo nuovo strumento di risoluzione alternativa dei conflitti. Uno strumento che opera in affiancamento al sistema giudiziario e mette al centro dell'azione la persona in età evolutiva, il bambino, anche quando gli strumenti tradizionali come la mediazione familiare non riescono a risultare efficace vista l'asperità dei conflitti. Questa chiarezza renderà possibile per tutta la nostra comunità professionale di avere finalmente un punto di riferimento per lo studio e la ricerca di questo strumento su base scientifica, in coerenza con i doveri professionali dello psicologo.